Fratelli Rossoneri, amici rivali di YouTube, concludiamo la giornata col nostro video per ringraziare. Innanzitutto grazie per la live, bella live ancora, veramente sono divertito. Piace questa cosa qua, sembra che facciamo anche il video dopo per ringraziare le persone che danno una mano al sottoscritto, quelle persone che mi seguono, persone che vogliono bene, che poi mi volete tutti bene, anche perché non tutti possono, comunque sia, non tutti hanno la fortuna di poter avere una carta, o comunque c'è anche un pubblico giovane, quindi per cui è giusto che studino e si mettono da parte le mance invece che fare altre stronzate, fare le donazioni, queste cose qua. Quindi per cui lo facciamo noi più grandi celli, come lo faccio anche con gli altri miei blogger, che è che può ovviamente. Stefano Morbio, il primo, sezione di Brescia, Stefano Morbio. Grazie Stefano, grazie di cuore, bello. Sempre lui ormai, lui non è lui, certo che è lui. Senni, il mio Senni, Sena, Scevitare, sezione di Zurigo. Poi c'è il suo socio, come quelli lì, donano sempre insieme praticamente. George Milo, Zurigo anche lui. Quelli ormai sono sempre assieme, sono, ve lo dico io. E Michele Trequattrini da Chiavari, da Chiavari, da Chiavari. Allora, argomenti di quest'oggi. Grazie ragazzi di cuore. Rassa mi manda un grosso bacio davvero. Ragazzi di cuore vi dico anche che non vedo l'ora che inizia sto cazzo di campionato, che prendiamo che dobbiamo prendere, perché veramente sta diventando un'agonia incredibile. Quindi per cui, allora, Lukaku secondo voi ragazzi, adesso vi chiedo questa cosa qua, Lukaku siete sicuri che ripeterà gli anni che ha fatto? Tanto ragazzi, perché che mi chiede per i capelli, penso che i capelli sono la grande rispetto a prima, che proprio non c'era un cazzo. E adesso qua, da qua agli altri sei mesi, avremo risultato proprio pieno. Comunque, lasciando stare questo, siamo sicuri, dicevo, che Lukaku si ripeterà? Abbiamo fatto questa domanda all'interno della live. Secondo me Lukaku o farà un campionato super o farà un campionato dove sarà un flop. Non ci sarà la via di mezzo, perché o può veramente fare magari 20-25 gol spaccando tutto, perché Lukaku è forte comunque. Però i ritorni dell'ex non sono mai come magari si aspetta che andavano. C'è tanto entusiasmo all'inizio, ma con un attore anche diverso, sinceramente. Siamo sicuri che come gioca Simone Inzaghi, che gioca tutto palla a terra, con i fraseggi e tutto, Conte giocava con una palla morbida su di lui che non è incontro, con l'altro attaccante che gli passava dietro, praticamente gli andava nello spazio. Con Lautaro, loro invece con Inzaghi giocano proprio a palla per terra. E per me è una cosa che lui potrebbe patire. A sinistra c'era Perisic, a destra c'era Hakimi, adesso a destra c'è Dumfries, che non è neanche detto che rimanga all'Inter, e a sinistra c'è Gosens, con tutto rispetto, ma per me non è Perisic. È ottimo giocatore, ma Perisic è un campione. Gosens secondo me non è un campione, è un più che buon giocatore, mettiamola così. Quindi per cui questa qua è la domanda che ci siamo posti. Con insieme Dybala all'Inter, io sinceramente sono contento che vada all'Inter, perché io non lo volevo al Milan, io non lo volevo sinceramente, ha quasi già firmato per l'Inter, pare, spero che firmi il più presto possibile, perché sinceramente all'Inter e al Milan noi, per me, non ce ne facciamo un cazzo di Dybala, quindi io spero che viriamo su altri giocatori con fame, poi Gobbia noi porta una sfiga, l'ho detto anche stamattina, mamma che... Che sfiga che ci portano, una cosa devastante sono i Gobbi con noi, sono una roba devastante. Quindi mi auguro con tutto il cuore che noi certo puntiamo su qualcos'altro. Secondo argomento che riguarda, secondo e terzo argomento che riguarda noi. Innanzitutto come secondo ci mi sembra doveroso mettere quello di Origi. Quello di Origi, che non ho sentito la conferenza ma me l'ha raccontata. Un giocatore umilissimo, un giocatore che ha dato le risposte umili, ha parlato benissimo di Lukaku in maniera umile, ha detto non vedo l'ora di affrontarlo e di giocare insieme a lui in nazionale, quindi un ragazzo veramente umile. Di Decathlon ha già imparato da Pioli, non ne ha voluto parlare stranamente, non so perché, ma di Decathlon non ne ha voluto parlare, ma chissà come mai, è un gioco di squadra, un gioco di squadra, chissà come mai di Decathlon non ne ha voluto parlare, ma... Mi puzza un po' la cosa in maniera positiva, anche perché terzo argomento della giornata, del pomeriggio, gli agenti di Deca sono a Milano.
Io mi auguro che sia il primo che chiudiamo. Il Chelsea poi è andata già a prendere, adesso non mi ricordo il nome di chi cazzo è andato, però praticamente Ziyech praticamente è in uscita. Basta mettersi d'accordo su un prestito, loro vogliono riscatto invece che obbligo, riscatto invece che obbligo, vero? Sì. Riscatto invece che obbligo, riscatto invece che obbligo. Basta mettersi d'accordo. Basta, intanto salutiamo la bestia qua di Verona. Basta essere d'accordo che secondo me le portiamo a casa entrambi. Due giocatori molto forti fisicamente, anche perché Decathlon è alto 1,92 e può ancora crescere tantissimo a livello fisico. Può crescere ancora tantissimo perché ha 21 anni, è una bestia, è una pertica. Io di Nani nel Milan quest'anno io non li volevo. Io quest'anno non li volevo. Direi troppo vero. Non li volevo. Quindi sono veramente contentissimo, ci stiamo un attimino prendendo persone di una certa stazza fisica alta, elevata, anche perché su angoli la nostra pecca è stata quella che su angolo difficilmente, mi ricordo forse un paio di gol tra stagione, un po' pochini diciamo. Ziyech anche è un giocatore che fisicamente è una bestia, perché Ziyech sarà alto, non è sotto, per me sarà arriverà anche un 86 Ziyech. Beh, poi i marocchini sono molto forti fisicamente, quelli alti. Un'altra cosa è, e poi Renato Sanchez naturalmente non è altissimo, ma poco ci importa perché è forte fisicamente e il nostro metronomo sarebbe. Questi qua sono i tre che dobbiamo fare. Vediamo un attimino, ragazzi. Il futuro, adesso bisognerà chiudere le cose. Io sono convinto che da qua a fine luglio, da questa settimana, dalla prossima settimana, secondo me, 13, 20, 27, per me per agosto sono qua tutti e tre per l'inizio del campionato. 2 settimane di preparazione e le abbiamo tutte e tre a disposizione. La mia squadra ideale. Rossi, Tassotti, scusatemi. Rossi, Tassotti, Maldini, Albertini, Costa, no, scusatemi. Scusa. Rossi, Tassotti, Albertini, Albertini, Costa, Curta, Baresi, Donadoni, no, scusa, 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 risetta. Ok. Mike, Piero. O viceversa con Davide a scambiarsi con Simon quando gioca Simon, con Tomo, Teo Hernandez, Renato, Sandro, naturalmente quelli Benasera non ce lo dimentichiamo, pronti ad entrare anche Pobega pure, Deca, Ziyech, Origi, Leao, questo qua per me con questi quattro lì davanti, con un centrocampo. L'anno scorso mi ricordo 2 anni fa che Renato Sanchez noi ci aveva fatto ballare a San Siro, perché me lo ricordo come se fosse ieri quella partita, ero qua con Lucio, c'era la pandemia, ci aveva fatto letteralmente ballare in mezzo al campo. Quindi penso che ragazzi, veramente 3 più 3, 6 acquisti in più, abbiamo quasi 2 squadre. Quindi per cui davvero cerchiamo di accelerare e portarli a casa. Ragazzi, ci sentiamo domani, grazie ancora a chi è che mi ha seguito, a chi è che mi ha dato una mano, un bacio grande, ciao a tutti e domani.